Come spostare le foto dal telefono, eccolo qua, al computer, eccolo qua. Molto semplice, lo vediamo in questo tutorial di oggi. Davanti a me ho il mio bel computer portatile e il mio relativo telefono cellulare smartphone. Cosa faccio? Collego subito il cavetto alla presa micro USB e dall'altra parte ho il cavetto USB. Vedete? Cosa faccio? Lo vado a inserire nella porta USB, come faccio allora? Fatto. A questo punto il tuo computer riconoscerà immediatamente la periferica inserita, quindi il telefono cellulare, lo smartphone. Se non la riconosce, dovrai installare i driver. Quindi vado nella scritta computer, eccola qua. Mi vengono elencate tutte le periferiche che va a sentire il mio computer. Ci sarà anche quella del telefono, che è NU-A1 in questo caso. Doppio clic. Doppio clic sulla dicitura scheda SD. A questo punto mi verranno elencate tutte le cartelle. Tra quelle che dovrò andare a cliccare ci sarà DCIM. Doppio clic sulla cartella DCIM, mi si aprirà un'altra cartella contenuta sulla cartella DCIM, eccolo qua, e vado a cliccare sulla dicitura camera, che è un'altra cartella. A questo punto, a tale punto, mi verranno elencate tutte le foto presenti nella galleria del mio telefono cellulare smartphone. Cosa faccio? Le seleziono, o seleziono solo quelle che mi interessano. Dopo averle selezionate, o tutte o quelle che mi interessano, clic destro del mouse, eccolo qua, destro, mi uscirà un piccolo menu e dovrò cliccare sulla scritta taglia o tagliare. Io, siccome ho Windows in versione inglese, cliccherò su Cut. Tu hai Windows nella versione italiana o iOS nella versione italiana, dovrai cliccare su Taglia, Tagliare. Fatto. A questo punto mi sposto, riduco l'icona da cartella, mi sposto sul desktop, destro del mouse su un punto qualsiasi dello schermo e cliccherò su, tra le tante diciture, su Paste, ossia Incolla. Quindi mi raccomando, clicca su Incolla. Incolla le foto. Adesso ti accorgerai che tutte le foto sono tutte state tolte, sono state tutte trasportate o meglio spostate dal tuo telefono cellulare al computer. E per assicurarti di ciò, prendi in mano il tuo telefono, eccolo qua, come sto facendo io ora. Illuminalo, vai sulla galleria e vedrai che tutte le foto non ci sono più. È un tutorial stupido, me ne rendo conto, ma penso anche utile, azzardo a dire. Bene. Spero di esserti stato d'aiuto, iscriviti al canale, commenta, metti un bel like se ti è piaciuto il video. Ciao da Leandro, narratore italiano.